Vai, vai, parti, parti. A Cesenatico. Parti. Com'è andata l'economia a Cesenatico in questi anni? Non so, tu che hai avuto un lavoro importante. Le distributori, l'economia si è abbassata io i due anni che ho smesso, però la crisi c'è, insomma, si vede. Sì, In giro c'è chi lavora, c'è chi no, però sì. Cesenatico è andato anche un po' giù, perché adesso va molto la Puglia, mi hanno detto, in vacanza. Tua moglie è pugliese. Sì, questo non lo so, non posso dire niente. Qui dai, siamo un po' in crisi, perché non vedi, nonostante non c'è molta gente. Ma la crisi c'è in generale. Nonostante sia un po'. Ma l'attività è stata chiusa per ragioni economiche o per raggiunti limiti di età? Io ho chiuso per ragioni economiche, e poi non si guadagnava più, le compagnie hanno stretto un po' il margine dei gestori, infatti chi è gestore di una compagnia non è più il gestore di un impianto, lo gestisce la compagnia con i prezzi che vanno con la concorrenza, perché senza gestore non fare misura e basta. E quando è che è cambiato questa cosa? Negli anni 80, negli anni 90? È cambiato negli ultimi anni, adesso, da 4 anni a questa parte. Quindi è per questo che hai deciso di chiudere? Sì, io ho chiuso perché non si guadagnava più e dopo un po' è il posto del distributore, un po' è la crisi, il prezzo della benzina che aumentava, la gente ha meno soldi da spendere, cerca di risparmiare, va dove si risparmia e per stare nella concorrenza le compagnie hanno dovuto abbassare i prezzi. Però era diventato famoso il tuo caso in cui la manutenzione era svolta in maniera non adeguata dalle compagnie. È stato nel 2005, veramente le telefonate le ho fatte nel 2003. E lì era dovuto al fatto che la compagnia, pur avendo un grande margine di profitto, veniva mandava la manutenzione a fare il lavoro, però il shelter era messo in una posizione messa male, non lo volevano girare, era sempre guasto. Questo shelf quindi era responsabilità della chi è? Che il responsabile è la stessa compagnia che fornisce i carburanti? La compagnia, però chi ci lavora, chi paga le tasse è il gestore. Ho capito. E allora che se il shelf non va, se il shelf non va, lo faccio chiudere. Il gestore paga le tasse e non lavoro, cosa faccio? Ci rimetto, no? Ma te lo volevi far chiudere? E qual era l'alternativa? Lo volevo far chiudere perché non funzionava per niente. Cioè, venivano, cambiavano i pezzi, poi se pioveva un giorno non funzionava più. Ho capito. Ieri parlavo con degli amici che dicevano che sulla Ravennate così ci sono nei distributori ci sono le prostitute, ma questa secondo te ai gestori è una cosa che piace o è un sistema di proprio indecente, indecoroso? Te non è mai successo che si mettevano lì? Non è mai successo perché lì non è la statale. Però non lo so, può incidere, può influenzare qualche cosa, ma non in negativo, dici secondo te? Ma dipende, delle volte può essere in positivo o in negativo, dipende come uno vede la cosa. Ho capito. C'è qualche altra domanda per il distributore benzinaio più famoso d'Italia? Lui è il più famoso. C'è qualche domanda sulla benzina? Lei non ha mai imparato a fare la benzina al self? No, io non ho mai imparato a fare la benzina, non ci ho neanche mai provato, perché vado dal benzinaio. Te puoi dare una prova, facciamo un esercizio in cui provi a spiegare come fare. Aspetta che c'è troppo sole, ci giriamo di qua. Io vado dal benzinaio, ho fatto per lui. Perché io inserisci la banconota, ti metti con la macchina vicino al distributore, se ha benzina, se ha gasolio, poi selezioni la pompa, aspetti un attimino che il chef dia l'ok alla pompa, estrai la pistola, la metti nella tua macchina, nel serbatoio, infilata e poi schiacci e fai benzina. Facilissimo, non è difficile. Io evito di farla. Però se in caso che uno non riesce e non c'è il benzinaio, normalmente viene fuori una ricevuta, come in quel caso che non c'è nessun gestore, dove era un impianto, adesso non c'è nessun gestore, viene fuori uno scontrino
dove c'è un codice da fare per il rimborso, però bisogna saperlo. Deve essere sveglio, cioè preparato. Bisogna saperlo, se uno non lo sa si trova un po' in difficoltà, perché noi qui in paese, nei paesi non siamo abituati come nelle città sono più svegli, sono più svegli. Avanti. Noi andiamo, qui invece dicono, ma c'è il benzinaio, ci fa benzina. Ma la notte non c'è il benzinaio. Vogliamo essere... La notte l'abbiamo già fatta al giorno, siamo a posto. Vogliamo essere serviti. Esatto. E allora che noi ci troviamo un po' in difficoltà. Però non è difficile. Non è difficile, lei però non ha mai imparato. A dirlo sembra una cosa. E a farlo è un'altra cosa. Scusa, ma sempre tornando ai carburanti, adesso ci sono 27, quante tasse ci sono sulla benzina? Cioè noi quando dice il petrolio sale e scende, ma questo influenza pochissimo il costo della benzina, cioè quante sono le tasse? Io so che di tasse ce ne sono parecchie. Cioè 70% sono tasse che tu paghi tutte nella benzina. Tasse sono. Cioè, sai che ad esempio in paesi come gli Stati Uniti e la Russia sono 50 centesimi al litro. Sì, adesso qui quando siamo a 2 euro siamo arrivati. Delle... Non sono molto informato, però la maggior parte sono tutte tasse da pagare. Quindi questo poi anche penalizza, anche il gestore, il cittadino. Penalizza un po' tutto. Però dopo la gente va dove si risparmia, logicamente la compagnia. Qual è un consiglio di una compagnia dove andare a fare benzina che il prezzo è buono? Adesso c'è la S, c'è l'IP, quella che non è senza gestore, c'è i prezzi bassi. Te avevi l'IP, no? Io avevo sì. Ma alla fine avevi cambiato. Era sono diventati IP, gruppo API sono diventati insieme. Si sono andati insieme. Adesso si sono messi in concorrenza con i prezzi degli altri, perché l'ESO e l'IP i prezzi sono equivalenti. Te avevi detto che l'IP aveva un buon nome, ma quando dicevi che c'era stato quel problema con la manutenzione perdeva no, anche l'API. L'API era uno di quelle società era buono. Che era buonissimo. Poi dopo quando ha fatto la fusione, che si sono collegati con l'IP, è cambiato un po' tutto il sistema. In peggio? Sì, adesso un po' in peggio, perché siamo sempre stati male, ma dopo bisogna vedere da quello che è, da quello che dipende, perché... È venuta la crisi, poi le cose si sono un po' accumulate, insomma è un po' difficile a dire se è stato la compagnia o è stato proprio il cambiamento il mercato. Globale, capito? È un po' difficile. Va bene, dai, finiamo l'intervista, una breve intervista per non disturbare la giornata del più famoso benzinaio del più famoso benzinaio d'Italia. Ti ricordi che sei stato anche nella radio? Nella radio, sì, per tanto tempo, forte quello. Forte. Molto forte. Dai, un saluto a tutti, ciao. Ciao. E buon proseguimento di giornata. Ciao.